Io non ho capito perché nei mercati e nelle fiere noi siamo gli untori d'Italia. Increduli e arrabbiati, diversi ambulanti del centro storico di Fano non ci stanno. Il Green Pass obbligatorio per accedere alle fiere, secondo alcuni, sarebbe una disparità di trattamento, oltre ad un ulteriore e possibile danno economico. Condividete questa decisione? No, del Green Pass no, anche perché non si possono usare come al solito due pesi e due misure, perché dentro i centri commerciali il Green Pass non serve, in spiaggia il Green Pass non serve, la festa delle candele che si svolgerà ad agosto il Green Pass non serve. Quindi è possibile penalizzare sempre i mercati che sono all'aria aperta? E poi un'altra cosa, non so come faranno a controllare su circa 4-5 km di esposizione della fiera la gente che ha il Green Pass, quindi diciamo è più una trovata per far parlare che una cosa che purtroppo effettivamente si può fare. Non vorrei fosse una scusa per annullare la fiera, ha proseguito Giovanni, che propone invece di imporre l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto per garantire la sicurezza nel perimetro della fiera, d'accordo con lui anche altri operatori. Pensate anche voi di partecipare alla fiera di San Nicola? Vogliamo partecipare come tutti gli anni. Il problema è che il nostro sindaco esce con delle novità. Questa pandemia sembra che esista solo nei mercati e nelle fiere. Vi sentite penalizzati? Ma molto. Ma poi tu come fai a gestire un lungomare dove chi abita lì, no? La gente che deve entrare e uscire di casa, la gente che va al mare stessa che non gliene frega niente della fiera, no? Quindi loro cosa fanno? Intanto mettono le mani avanti, poi diranno non la riusciamo a gestire e l'annullano perché sanno solo annullare le cose. Ma se dovessero mettere questo Green Pass obbligatorio non solo per le fiere ma anche al mercato, sarebbe d'accordo o avrebbe paura di un calo di un'affluenza? Avrei paura di un calo di lavoro, sì, avrei paura perché magari la gente, chi ha deciso di non fare il vaccino, chi una cosa o un'altra, magari per loro sarebbe che dico vabbè io non vengo così non ho fatto manco il vaccino e perderei dei clienti. Dopo tutto il periodo di pandemia, restrizioni e chiusure, sarebbe per voi un ulteriore danno economico? Sì, io penso di sì, che sarebbe un danno economico perché la gente ancora non ha capito cosa fare. Lei che cosa ne pensa? È giusto? Sì, per me è giusto, perché la gente si deve vaccinare. Dovrebbero farlo quindi anche per la fiera di Fano? Sì. Anche secondo lei, è d'accordo? Sì. Condivido. Sareste più tranquilli? Eh già. Oppure lasciare libero quello che viene ricoverato da pagare tutte le spese l'individuo che non ha vaccinato. È giusto metterlo anche a Fano? Sì. È d'accordo lei? Come no? Rispetto anche per gli altri. Visto che le varianti sembra che si diffondano e quindi rischiamo una quarta ondata, io sono per la protezione. Il Green Pass obbligatorio? Un minimo di controllo sui distanziamenti e le mascherine, perché allora non vedo come mai anche i mercati allora. Quindi ci vorrebbe o un discorso uniforme. O tutti o nessuno. O tutti, ecco, non mi sembra, non è che sono contraria, però dico allora come mai? Cioè è inutile che chiudiamo la porta e spalanchiamo la finestra. Il Green Pass alle fiere è d'accordo o contrario? Sono d'accordo, ma ho dei dubbi riguardo al controllo, sì, certo. Perché è difficile. È impossibile, non è difficile. Perché poi si viene vincolato, ma la gente poi non partecipa. Che umore c'è tra gli ambulanti dopo l'annuncio di Ricci? Voi siete d'accordo? Io non sono d'accordo, perché comunque è anticostituzionale. Però suscita timore tra la popolazione perché non si capisce come verranno applicate queste nuove norme. Quindi io sono nettamente contrario, perché nasco libero e voglio morire libero. Lei è vaccinato? No, perché ho molte gravi patologie, quindi un decimo di febbre mi ucciderebbe. Quindi che devo fare io? Chiudermi in casa e morire in casa? Dovrebbe eventualmente per partecipare ad una fiera fare un tampone. Sì, ma i vari tamponi purtroppo sono per le breve ore, per un giorno, due giorni. Mica posso fare un tampone al giorno io. Se qualcuno ci dà una mano a capire che dobbiamo fare con sta gendaglia e con sto Covid, saremmo contenti. I virologi ne studiano uno al giorno, ne studiassero una buona.